Buongiorno, buonasera, Marco PT. Volevo condividere alcune esperienze che ho fatto a Bologna qualche giorno fa, giovedì, con Aldo Masolo, professionista IFBB. Allenamento per il torace, non si parlerà di panche piane, tranquilli. Parliamo di chest press, parliamo di incline, bench, flies, croci su panca inclinata a 30 gradi e più in generale parliamo di esecuzioni tipiche, esecuzioni caratteristiche, esecuzioni prerogative del culturismo. Per la trattazione mi avvarrò di un supporto grafico. Allora, eccoci qua. Parliamo di chest press e parliamo di incline dumbbell flies. Chest press, praticante visto dall'alto. Allora, nella chest press, che è praticamente una panca piana traslata, parlo per approssimazione chiaramente, lo sticking point è questo. La spinta è in questa direzione e il punto di massima leva è ovviamente questo. Ok? Questa è la ortogonalità tra la gravità e la leva. Allora, nel bodybuilding si cerca il massimo flusso di sangue e quindi si cerca la massima efficacia per ogni esercizio. La chest press, come il bench press, come tutte le spinte per il torace, devono essere efficaci in questo spettro di movimento, in questo arco di movimento. Quindi qua abbiamo l'impugnatura, la maniglia, qua c'è il pollice, qua c'è il braccio del praticante, torace, schiena. Ok, bene. Allora, la chest press, come direbbe Steve Holman, è un movimento intermedio. Non è un movimento di contrazione, non è un movimento di allungamento, è un movimento intermedio, quindi i muscoli non hanno un particolare squeeze e non hanno un particolare stretch. Il movimento è appunto intermedio. Quindi non avrà tanto senso cercare il lock articolare nella chest press. Avrà molto più senso concentrarsi su questa porzione di movimento. Ora, che si parli di panca piana, che si parli di chest press, che si parli di incline bench press, se un movimento è di tipo intermedio, tutto ciò che si chiede a questo movimento è di gravitare, di ronzare intorno al punto di leva. Quindi superarlo, infrangerlo, superarlo, infrangerlo. Questo è il discorso. Nella chest press non c'è neanche un contatto al torace che sancisca l'arrivo. Si può utilizzare il contatto del pacco pesi. Molte chest press hanno, tutte forse le chest press, a parte quelle a carico diretto, hanno il famoso pacco pesi. Regolando la macchina, uno può anche percepire il contatto per poi ripartire con il movimento seguente. Chest press cablate, chest press cablate hanno il pacco pesi. Ok, adesso passiamo al discorso croci su panca inclinata. Allora, sempre allenandomi con Aldo Masolo. Okay, qua abbiamo la panca inclinata, qua c'è il torace, qua c'è il praticante. Allora, nelle croci invece il movimento più importante non è quello intermedio, ma è quello di stretch, quindi sotto il parallelo, okay? Infrangere il parallelo. Non di molto, dipende dalla mobilità del praticante, quanto profonda debba essere questa infrazione, ma quando un atleta riesce ad effettuare, ecco, vedete, un movimento di questo tipo, spalla, bicipite, tricipite, gomito, avambraccio, ok, ci siamo, ecco, vedete, in questo assetto la linea del parallelo viene infranta dall'omero, quindi vedete che, ecco, gli omeri vanno addirittura sotto il parallelo. E il range più utile è proprio questo.
Quindi, sempre gravitando in questa zona, si va a sfruttare molto bene lo stretch pettorale. Quando il braccio è invece in questa posizione, quando le braccia sono entrambe in questa posizione, la gravità non ha un effetto diretto sui muscoli, tant'è che con Aldo Masolo abbiamo utilizzato una tecnica di rest pause in cui ci si fermava dai 5 ai 10 secondi in questa posizione, se ricordo bene, adesso non, con esattezza non saprei dirvi, comunque c'era una pausa in questa posizione in cui i pettorali non erano in tensione. Dopodiché si riprendeva la discesa e si arrivava al punto di tensione massima, quindi in questa posizione, nelle croci, nelle flies, nelle croci, nelle aperture con i manubri, non c'è un grande stress. La gravità agisce in questo modo, qua sei quasi in loco articolare e il pettorale è praticamente scaricato. Quindi, secondo sempre Steve Holman, questa potrebbe essere una situazione di allungamento, quindi queste sono croci e di conseguenza, essendo croci, lavorano il muscolo in posizione di allungamento. Io con Aldo Masolo non ho fatto esercizi di contrazione, ma provo a buttarmi in una ipotesi. Parliamo magari del crossover ai cavi. Nel crossover ai cavi il praticante è posto con il torace in piena contrazione, il braccio cerca sempre la massima sicurezza, quindi i gomiti sono leggermente flessi. Il cavo, la maniglia, come vi pare, insomma il supporto, ha questa direzione. Quindi in questo caso si ha lo scenario opposto rispetto all'esercizio precedente. Quindi il praticante che si trovi in questo esercizio, che si trovi ad effettuare questo esercizio, avrà in arrivo il massimo stress. Quindi qua ci sarà più stress. Se il praticante dovesse aprire le braccia assecondando la posizione dei cavi, dei tiranti della macchina, ecco, costui arriverebbe a una tensione pari a zero, perché aprendo le braccia si troverebbe allineato con il vettore di trazione. Nelle croci invece questo è uno dei punti più difficili perché il pettorale è in massimo stretch, non c'è un appoggio al terreno ovviamente, a meno di non essere molto flessibili, comunque non c'è un appoggio al terreno a meno di non usare una panca molto bassa, però nelle croci questa posizione è la più dura, nel crossover è la più facile. Quindi cercate di capire che il muscolo pettorale ha un lavoro che è vincolato alla direzione del vettore di sforzo. Quindi se io applico un vettore in questo modo, scusate, ho sbagliato cioè il vettore è giusto, il versore è sbagliato, scusate. Ecco, se io spingo in questo modo, il pettorale lavorerà in contrazione. Ok? A braccio aperto non c'è più nessuna tensione apprezzabile, perché il vettore non produce un'attività muscolare. Con il crossover ai cavi si lavora in posizione di contrazione. Ok, quindi in questo range di movimento qui. In questo esercizio l'apertura massima ricercabile supera di poco il livello ortogonale con il vettore di trazione, con il cavo insomma, ecco. Quindi un culturista che lavori il crossover non avrà un grande interesse a stretchare particolarmente i pettorali, userà questo esercizio come lavoro di contrazione.
Se costui volesse fare esercizi di allungamento per i pettorali, andrebbe direttamente alle croci, cosa che peraltro i migliori bodybuilder, perlomeno quelli più studiati, come si direbbe oggi, fanno regolarmente. Quindi hanno un esercizio di estensione, un esercizio di contrazione e un esercizio intermedio. Quindi, combinando questi tre fattori, intermedio, allungamento e contrazione, uno può tranquillamente imparare a costruirsi la propria routine di bodybuilding. Questo concetto, secondo Steve Allman, può essere applicato a qualunque gruppo muscolare, o quasi qualunque, insomma. Che dire? Chiudo qui la parte grafica e vi do le mie ultime conclusioni. Dunque, come dicevo con Aldo Masolo, io parlavo di queste cose e anche lui conveniva con me, ma io ho conosciuto tanti professionisti, cioè non tanti, ho conosciuto diversi professionisti IFBB, tutti professionisti sfruttano l'esercizio nella parte più proficua del range. Ora, il bodybuilding che pratica un professionista IFBB è ben diverso da quello che vedete praticare nei centri fitness. Con questo non voglio deprezzare o declassare le palestre o i centri fitness, però è giusto che sappiate che tra professionisti ci sono altri codici, ci sono altre esecuzioni. Non è tutto come viene descritto in certi canali didattici, non voglio fare nomi, ma comunque, come diceva Gordon Gekko, un pescatore riconosce un altro pescatore anche da lontano, scusate la frase patetica, in buona sostanza il bodybuilding non è così semplice, non è così immediato come viene descritto nel web, su internet, su Google, su YouTube. I professionisti di culturismo fanno delle scelte molto precise, hanno delle soluzioni tecniche molto marcate, molto attinenti al loro scopo. E questo è quello che ho voluto comunicarvi con questo video. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video.